Una scommessa vinta e un bilancio che, viste le difficoltà della vigilia, non può essere altro che positivo. È questo in linea di massima il commento degli organizzatori del Lucca Tattoo Expo, la cui settima edizione si è tenuta negli spazi del Polo Fiere dal 25 al 27 settembre. L'emergenza sanitaria ha imposto a Francesco Cerasomma e Davide Carpeggiani, le menti della manifestazione, un ridimensionamento del numero degli stand, che hanno contato di fatto la metà degli artisti presenti nelle scorse edizioni. Ma questo non ha scoraggiato gli appassionati di tatuaggi, che hanno raggiunto Lucca un po' da tutta la Toscana. Segno questo che l'appuntamento lucchese è diventato ormai un classico nell'ambiente del tattoo e per questo era di fondamentale importanza non rinunciare a questa edizione, nonostante tutte le difficoltà che la situazione ha presentato. Sì, devo dire che abbiamo vinto, ce l'abbiamo fatta, abbiamo superato più di 2000 presenze nell'arco dei tre giorni, i tatuatori, gli artisti sono tutti contenti, tutti osservano le regole. Se si può vedere, tutti i passanti hanno la mascherina. È stata dura, è stata titanica, però siamo felici perché anche grazie alla collaborazione ovviamente del comune e di Lucca Crea e delle forze dell'ordine che sono state presenti 3 giorni e ci hanno dato una mano incredibile nel controllo anche delle norme anti-Covid, ormai siamo addirittura d'arrivo, diciamo che è fatta.